e il dato dice Cooper lo 21,5, no scusate, il totale non ce l'ho. Il team è questo qua. Cooper lo 17,7, Renzi 68,4, Civati 13,9. Ciao ragazzi! Ho detto prima la partecipazione, il risultato che si sta profilando è quella di una vittoria molto forte da parte di Matteo Renzi, molto forte soprattutto per quello che ho potuto vedere in molti regionali importanti e quindi mi sembra un segno inequivoco. Il nuovo segretario avrà un mandato democratico molto forte e quindi anche una responsabilità molto forte. E se la politica fosse un viaggio, in qualche modo lo è, si potrebbe dire che anche per noi esistono due tipi di stazioni, quelle dove i binari finiscono e quelle dove il treno si ferma ma poi riprende a muoversi in avanti perché i binari continuano. Ecco, noi abbiamo fatto un pezzo del viaggio e però dobbiamo saperlo, dobbiamo dirlo, il treno dove siamo saliti è il nostro treno. E non scenderà nessuno. Adesso si va avanti. E con questo discorso ha dimostrato quello che abbiamo perso. Io l'ho portata perché era l'ultima sera che la indossavo. L'ho fatto apposta per togliermela dopo. Adesso non ci riesco più. Però il mio segretario è lui, non ci posso fare niente. Mi scuso, non ero abituato a questo. Bombardamento di flash, naturalmente con grande gioia e anche gratitudine nei confronti di Guglielmo Epifani che oggi ci accoglie qui. Io ancora non sono il segretario del Partito Democratico, lo sarò da domenica dopo l'assemblea, quindi in questi giorni lavoriamo insieme come continueremo a fare dopo e come abbiamo fatto in questo primo momento con diverse responsabilità. Sono 5 uomini e 7 donne, sulla base del noto principio per cui le pari opportunità non vanno bene, per cui mettiamo sempre una donna in più, così che già abbiamo sperimentato nel mio caso in giunta a Firenze. Luca Lotti, responsabile dell'organizzazione, Stefano Bonaccini, responsabile degli enti locali, Filippo Taddei, che è un professore della John Hopkins University, classe 76, responsabile economico, Davide Faraone, responsabile di welfare e scuola insieme, poi se avrete voglia parleremo del motivo e del perché, Francesco Nicodemo, responsabile della comunicazione, Maria Elena Boschi, responsabile delle riforme istituzionali, Marianna Madia, responsabile del lavoro, Federica Mogherini, responsabile Europa e affari internazionali, Deborah Serracchiani, infrastrutture, Chiara Braga, ambiente, Alessia Morani, giustizia, Pina Picerno, legalità e sud. Portavoce della segreteria, Lorenzo Guerini. Sono tutti parlamentari, tranne Bonaccini, che è consigliere regionale, Taddei, che non è neanche qui. Taddei e Nicodemo non hanno incarichi di natura istituzionale. Ci hanno fatto credere che siamo spiaggia.